Avverto che secondo il parere della Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Credo che se nessuno è contrario prendo atto che non vi siano obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire eventuali domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola alla dottoressa Barbara Cittadini. Grazie. Buongiorno, spero che mi sentiate tutti. Sì, bene, grazie. Ottimo. Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli. Innanzitutto vi ringrazio per il tempo e l'attenzione concessa all'Associazione con il privilegio di rappresentare oggi in questa sede di audizione. Come Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, l'associazione maggiormente rappresentativa della componente di diritto privato della componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale, noi abbiamo associato 543 aziende con 60.000 posti letto, ragione che mi induce a evidenziare alcune criticità nel testo del decreto legge 3423, che potrebbero comportare disallineamenti nell'indicazione dei termini e l'inefficacia in concreto delle misure che sono state previste. Questo sarebbe onestamente, data la buona intenzione della norma, un problema grave. Una piccola premessa: il decreto in oggetto interviene su temi per il sistema sanitario in senso assoluto. Dico componente di diritto pubblico, componente di diritto privato di grande rilevanza. Penso tra gli altri al vincolo di esclusività per gli operatori delle professioni sanitarie di cui l'articolo 1 della legge 43/2006, alle misure per affrontare la crisi dell'emergenza urgenza o alla modifica della disciplina in tema di reclutamento a tempo determinato e con orario a tempo parziale di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. Non potendo essere questa la sede per un'analisi complessiva di tutto il provvedimento, preferisco soffermarmi in particolare sull'articolo 15, che introduce le disposizioni in materia di esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, rispetto al quale, pur condividendo la ratio, appare auspicabile una più corretta formulazione che impedisca interpretazioni discordanti e vulnus normativi. Proverò a essere sintetica, anche se è un po' complesso. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale medico e sanitario che caratterizza il nostro sistema sanitario nazionale, il cosiddetto decreto mille proroghe 2023, all'articolo 4,1, lettera B numero 1, ha prorogato il termine per l'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento dei titoli esteri al 31 dicembre 2025, in luogo del 31 dicembre 2023. L'arco triennale previsto per la misura risultava necessario per permettere alle strutture una corretta programmazione delle assunzioni di personale medico sanitario con la qualifica professionale conseguita in paesi extracomunitari. Considerata la cronica carenza di professionisti sanitari sul territorio nazionale, parliamo di figure sanitarie mediche e figure sanitarie non mediche, le previsioni peraltro dei pensionamenti e necessari tempi legati alla formazione, perché diciamo, per formare un medico ci vogliono 10 anni, per formare un infermiere un po' di meno, ma comunque tempi lunghi. Nonostante il riconoscimento in deroga preveda un iter semplificato, le tempistiche burocratiche per arrivare al completamento delle assunzioni sono tali da non permettere alle strutture
la possibilità concreta di assumere personale prima di almeno 6 mesi dall'avvio delle stesse, al fine di velocizzare ulteriormente il riconoscimento in deroga per garantire adeguato e tempestivo controllo da parte dell'ordine sul riconoscimento avvenuto. L'articolo 4 ter del milleproroghe alla lettera B. Punto 2. È invece previsto degli obblighi informativi per il professionista. La mancata ottemperanza determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza degli stessi. Tanto premesso, con l'articolo 15 del decreto che state esaminando, il legislatore ha stabilito al comma 5 l'abrogazione della procedura di cui all'articolo 4 ter, lettera B, quindi complessiva dei punti 1, quindi la proroga 25, e 2 obblighi di comunicazione, demandando la disciplina per l'esercizio temporaneo ad un'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni al comma 2, da sancire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. La prima precisazione. Trattandosi di una legge di conversione di un decreto-legge, riguarda proprio il dies quo, il riferimento di cui al comma 2 è all'entrata in vigore del decreto-legge o della sua legge di conversione. Al fine di evitare vuoti normativi, l'articolo 15, scusate, ha poi previsto al comma 3 un regime transitorio finalizzato a permettere, entro o oltre ulteriori 90 giorni dall'intesa, la possibilità delle strutture di assumere persone attraverso le procedure del Cura Italia, come modificata dall'articolo 6 bis del DL 105-2021. Questo ulteriore lasso di tempo sarebbe infatti necessario per permettere alle regioni di adottare i provvedimenti attuativi derivanti dall'intesa. Da qui la seconda precisazione. Non si comprende perché creare un regime temporaneo che agisca in più fasi, quasi fosse a doppia battuta, si prevedono 90 giorni per il raggiungimento dell'intesa e nelle more l'applicazione delle vecchie misure, comunque non oltre i 6 mesi previsti dai commi 2 e 3. Abbiamo quindi un regime di 90 giorni più 90 giorni. In punto di economia normativa e certezza del diritto, sarebbe forse più semplice prevedere l'applicazione delle disposizioni sino al raggiungimento dell'intesa e dei relativi decreti attuativi senza step intermedi, superati i quali, a intesa non raggiunta, non ci sarebbe certezza sulla disciplina da applicare. Un'eventualità ancora più significativa, se valutata considerando l'abrogazione di cui al comma 5, che coinvolge indiscriminativamente i punti 1 e 2 del citato articolo 4 ter lettera B del DL 1000 proroga. La conseguenza è di portare l'efficacia temporale delle misure vigenti in regime di transitorietà al 2023. Giungiamo quindi alla terza considerazione. Abrogando l'articolo 4 ter, lettera B, nella sua totalità, l'articolo 15 non interviene esclusivamente sugli aspetti procedurali della misura, ma cancella la copertura temporale necessaria per poter attuare il regime di riconoscimento in deroga fino al 31 dicembre 2025, limitando tale possibilità a novembre 2023, ossia a 180 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo 15. Il periodo transitorio previsto dall'articolo 15, valido anche laddove siano superati i termini ordinatori per raggiungere l'intesa, è insufficiente a garantire alle strutture per poter ricorrere ad uno strumento rivelatosi che è finora preziosissimo per erogare i servizi e le prestazioni sanitarie al Paese. Eppure l'importanza dello strumento è riconosciuta dallo stesso legislatore, che all'articolo 15,1 del decreto-legge lo definisce come necessario per fronteggiare la gravissima carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale. Appare evidente come la razza della norma quindi sia quella di prorogare la possibilità di ricorrere al personale extracomunitario fino al 25, ma vi chiediamo di valutare una più corretta formulazione della stessa, rendendo omogenei, più fluidi
i termini tra la disciplina transitoria e quella definitiva. Grazie. Grazie a lei. Se può farci, dato che è una riflessione molto tecnica, Articolato tecnico, sì, sì. no, appunto, se può farci avere anche la parte, la memoria scritta di quello Assolutamente sì. che ha detto, in Sarà modo che mio. sia i due relatori e anche i colleghi deputati avranno la possibilità, e il governo avranno la possibilità di tenere in considerazione quando dovremo formulare gli emendamenti. La Faremo, le farò ringrazio. avere, le faremo, vi faremo avere un position paper. Sì, Grazie. grazie a Tempo lei. concesso. Adesso do la parola al dottor Alessandro Vergallo dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Aria Critica. Prego. Buongiorno a tutti, noi ringraziamo molto dell'invito a questa audizione perché questo decreto legge ha sicuramente il merito di voler affrontare nella sua intenzionalità complessiva dei problemi che giacciono da tempo e che sono stati fino ad affrontati spesso in modo più frammentario. Quindi ne apprezziamo il senso complessivo ma anche di dettaglio. Vado subito nel merito, in quanto esso offre ai decisori politici degli spunti di riflessione, a nostro avviso, che possono giovarsi delle nostre osservazioni in quanto associazione rappresentativa di un'area ospedaliera particolarmente critica, cioè il settore di anestesia e rianimazione, quello di emergenza urgenza, inteso sia come pronto soccorso sia 118. Per quanto riguarda l'articolato di nostro interesse, noi ci auguriamo, e quello che andrò a dire, che le riflessioni che faremo noi saranno prese in considerazione anche in sede di conversione del decreto legge. Sull'articolo 10 vado subito nel merito di una prima previsione, perché nel merito dell'affidamento delle attività lavorative ai cosiddetti medici gettoni riguarda soltanto i punti di primo intervento di pronto soccorso. Questa è già una possibile criticità perché ci sono anche altri settori in fortissima crisi. Quindi, pur essendo nettamente come associazione espressione dei professionisti dei due settori contrari al fenomeno del gettonismo privato, tuttavia questa limitazione molto netta ai punti di primo intervento di pronto soccorso può creare delle problematiche laddove devono essere assicurati dei servizi per i quali i medici non ci sono. Ovviamente questa riflessione può spingersi anche al fatto di dover rendere più attrattivo il lavoro nei settori che più soffrono le carenze di personale disponibile a lavorare nel sistema pubblico della dipendenza. E questo si iscrive nell'alveo temporale anche di un rinnovo contrattuale che in qualche modo deve valorizzare le professionalità sanitarie, a nostro avviso, in relazione anche al settore specifico e non può essere uguale per tutti. Vado avanti. Laddove questo a chiarimento anche di eventuali ascoltatori che non sono tecnici, laddove non si può chiedere successivamente alla ricostituzione del rapporto di lavoro con l'SSN, qui a beneficio anche dei nostri colleghi va detto che si tratta di ricostituzione del posto di lavoro, non è il reingresso. La ricostituzione segue un suo percorso particolare, quindi apprezziamo questa disposizione. Per quanto riguarda invece l'articolo 11, cioè l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi emergenza urgenza, qui abbiamo un quesito alla politica, perché mentre nell'articolato precedente si fa esplicito riferimento ai pronti soccorso, noi non riusciamo bene a comprendere che cosa significhi emergenza urgenza, perché se fosse limitato esclusivamente ai pronto soccorso, è chiaro che questo, anche in prospettiva del rinnovo contrattuale che stiamo trattando in ARAN, creerà sicuramente una differenza remunerativa che si aggiunge a quelle già esistenti e che ci vedono sicuramente d'accordo nel valorizzare in particolare
il lavoro nei pronto soccorso. Tuttavia noi suggeriamo che siano previsti un po' come degli score di attrattività anche per gli altri settori di cui parlavamo prima. L'altro aspetto sempre di quest'articolo 11, cioè la specifica indennità, noi abbiamo assistito a diversi interventi che hanno via via incrementato, proprio per chi lavora in pronto soccorso, una specifica indennità, peraltro limitata solo al 2023, quindi questo è l'unico aspetto che rende meno strutturale l'intervento. La nostra osservazione è che al momento solo, secondo le nostre stime, soltanto il 50% delle attività nei pronto soccorso è svolta da personale medico che lavora esclusivamente nelle unità operative di PS. Ora, è chiaro che va salvaguardato il servizio ai cittadini attraverso queste unità operative, tuttavia noi chiediamo alla politica una riflessione sul fatto che questa è sicuramente apprezzabilmente una norma che salvaguarda il servizio IPS, molto meno va a salvaguardare un percorso di specializzazione che è la MEU, cioè la specializzazione in medicina d'urgenza e emergenza, perché va in qualche modo a strutturare, ma questo lo vedremo anche negli articolati di rinnovo contrattuale CCNL, va un po' a snaturare l'identità della specializzazione MEU, che al contrario di quella ARTID stenta ad avere una caratterizzazione e una dignità specialistica propria. Vado all'articolo 12. Assolutamente apprezzabile dal nostro punto di vista questo articolato, perché prevede il rafforzamento del personale per i servizi di emergenza e urgenza. Anche qui, a nostro avviso, come emergenza urgenza andrebbero inclusi anche i servizi che strutturalmente negli ospedali fanno parte di DEA, quindi anche il settore ARTID, cioè anestesia e rianimazione. Sull'articolo 13, sicuramente non ci riguarda direttamente perché riguarda il personale infermieristico, tuttavia chiediamo anche qui una riflessione a prevedere una sorta di franchigia di tempo all'interno del vincolo orario contrattuale del personale medico e sanitario, magari di misura analoga, affinché anche gli esclusivisti, coloro quali sono in regime intramenia, possano all'interno di un arco orario molto limitato svolgere un'attività libero professionale mantenendo il vincolo di esclusività. Sull'articolo 14 non diciamo altro che è estremamente apprezzabile, finalmente rende in qualche modo strutturale una misura, anzi un complesso di misure che avrebbero dovuto partire da molto tempo, e quindi non possiamo altro che fare un applauso a questo articolato. Sull'articolo 15 ovviamente facciamo nostre anche osservazioni di altre associazioni e di altre rappresentanze nel rappresentare la criticità di un riconoscimento per i medici esteri che spesso non ha nemmeno la caratteristica di reciprocità con i nostri colleghi del nostro paese. Sull'articolo 16 apprezziamo la procedibilità d'ufficio nei confronti degli autori di violenza nei confronti del personale sanitario. Un'ultima parola su ciò che a nostro avviso manca. Manca completamente quello che noi avevamo richiesto come associazione in accordo anche con altre rappresentanze, cioè quella di una defiscalizzazione almeno del trattamento economico accessorio, che avrebbe, quello sì, potuto rappresentare un elemento di attrattività per chi lavora alle dipendenze del pubblico impiego, che però vediamo che in questo decreto è mancata. C'è certamente un problema di compatibilità economica con i conti dello Stato, lo comprendiamo, tuttavia una riflessione in questo senso la chiediamo in modo specifico. È chiaro, peraltro, e concludo, che tutte le osservazioni che noi abbiamo fatto in vario grado ci vedono anche interlocutori nei confronti delle altre rappresentanze, in modo tale da coordinare i nostri interventi, e quindi è chiaro che le nostre osservazioni
spesso sono state, credo, simili a quelle di altri che sono intervenuti in audizione anche ieri. Sul 118 in particolare crediamo che sia ora ormai di una riforma di sistema, su questo sono intervenute anche altre associazioni che ieri abbiamo ascoltato. Credo di essere stato sintetico quanto richiesto, grazie dell'attenzione. La ringrazio e anche a lei le chiedo se ci fa avere la memoria scritta in modo da poterne dare contezza anche a tutti i colleghi, ai relatori, quando dovremo lavorare nella predisposizione degli eventuali emendamenti. Chiedo se vi siano domande da parte dei colleghi deputati agli auditi. Mi pare di no. Siete stati molto chiari, quindi non ci sono domande particolari. Quindi vi ringrazio. Se c'è da aggiungere qualcosa, non lo so, se volete aggiungere qualcosa. Se posso. Sì, prego. Ecco, se posso, io volevo focalizzare proprio un aspetto che riguarda l'emergenza-urgenza. Allora, noi non abbiamo assistito con questo decreto a una chiara identificazione di ciò che è l'emergenza-urgenza. Ora, se negli ospedali, così come avviene, sono istituiti i DEA, dipartimenti di emergenza-urgenza, a nostro avviso, al di là di questo decreto, come assetti complessivi, anche a livello contrattuale, ma di quello ovviamente ci occuperemo in ARAN, vanno individuati i settori DEA, dipartimenti di emergenza urgenza, perché altrimenti diventa un discorso settoriale di valorizzazione che apprezziamo molto nei confronti delle unità operative di pronto soccorso. E tuttavia questo non deve farci trascurare di pensare che il pronto soccorso si avvale a sua volta, non è un'unità, non è una monade, si avvale a sua volta di tutta una serie di servizi ospedalieri che in vario grado di complessità e di collaborazione con quell'unità operativa lavorano per le cure nei casi più critici. Tra essi sicuramente le unità operative di anestesia e rianimazione sono assolutamente in prima linea. Grazie. No, avevamo compreso bene la sua proposta e la sua richiesta. Chiaramente questo aspetto lo dovremmo verificare perché, come lei ha detto, c'è un problema di coperture e quindi dovremmo confrontare con il governo. Comunque noi abbiamo preso nota delle sue osservazioni, oltretutto se ci invierà anche una memoria finalizzata alle vostre proposte, poi chiaramente i relatori, il governo, i colleghi deputati avranno modo di poter verificare nel merito le questioni. Comunque il problema è, l'abbiamo ben compreso. Vi ringrazio per il contributo che avete dato a questa commissione, a queste commissioni, e quindi vi saluto e dichiaro chiusa queste audizioni. Grazie. Grazie a voi. Legge Camera 1060 di conversione del decreto legge numero 34 del 2023. Partecipano l'Associazione Ricercatori in Sanità Italia, ARSI, il dottor Paolo Baili, referente politico del Consiglio Direttivo, e Feder Specializzandi, il dottor Michele Nicoletti, il presidente. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Avverto che secondo il parere della Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi, che credo ci sia. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Ricordo che lo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti,
potranno seguire eventuali domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Paolo Baili. Prego. Buongiorno a tutti. Io ho preparato alcune slide che condivido. Ecco qui, io parlo a nome dell'Associazione Ricercatori in Sanità, vi ringraziamo tantissimo di averci dato questa opportunità di presentare la situazione lavorativa del personale della ricerca sanitaria che lavora presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali pubblici italiani, che sono sparsi un po' su tutto il territorio nazionale e che si occupano di fare attività di ricerca in campo della salute umana e della salute animale. La nostra realtà è molto particolare perché stiamo parlando di istituti in cui coesistono due attività fondamentali, l'assistenza e la ricerca sanitaria. Il personale che fa assistenza mira ad avere posti a tempo indeterminato, mentre al momento il personale che fa ricerca sanitaria, pur essendo questi istituti storici, anche da 30-40 anni esistono, non ha una figura a tempo indeterminato e perciò è costretto ad avere contratti precari. Infatti, noi esistiamo per chi ci finanzia attraverso vincita di grant, di preparazione di studi clinici, esistiamo per riviste dove noi pubblichiamo centinaia di articoli, ma al momento la nostra figura di ricercatori e di personale di supporto non esiste nelle piante organiche degli nostri istituti a tempo indeterminato. La cosa essenziale che dobbiamo sempre avere in mente quando parliamo di ricerca sanitaria è che la ricerca sanitaria si fa in gruppo. Solitamente ad ogni scoperta scientifica si associa un nome. Bene, in realtà dei fatti dietro a quel nome non c'è solo il principal investigator, ma c'è un gruppo, altri ricercatori che fanno esperimenti, personale di supporto che aiuta il ricercatore negli esperimenti in laboratorio, a livello informatico, gestendo gli studi clinici e anche a livello amministrativo e di privacy. Per quanto riguarda la contrattualizzazione che noi abbiamo, dopo il Jobs Act, gli istituti, l'IRCS e gli ZS che portavano avanti la ricerca con contratti principalmente con CO, hanno avuto una specifica normativa all'interno della legge di bilancio del 2017, con specifici commi che hanno creato una figura professionale del ricercatore, del personale di supporto alla ricerca, con un contratto a tempo determinato di 5 più 5 anni. Dalla riforma IRCS i secondi 5 anni potranno essere ridotti. Questa figura è stata inserita nel comparto della sanità e non nella dirigenza, tant'è che per questo motivo pochissimi medici sono entrati, perché nel comparto il medico non può fare il medico, non può curare, ed è stata creata una sezione specifica del CCNL. Ci sono figure che lavorano nella ricerca sanitaria che hanno solo questa tipologia di contratto, che non hanno un corrispettivo contratto nella CNL Sanità, sono i data manager e gli infermieri di ricerca. Come è stata applicata questa riforma, questa legge di bilancio? Beh, c'era un comma specifico che dava una prima fase di applicazione e tutti coloro che avevano dei contratti precari al 31/12/17 con almeno 3 anni sono stati inseriti in automatico in questo contratto a tempo determinato. Ed è stato anche finanziato, noi diciamo a regime, perché la legge di bilancio del 2017 stanzia 90 milioni di euro ogni anno dal 2021 che vengono distribuiti tra gli IRCS e gli ZS per coprire queste tipologie di contratti. Chi siamo? Questa è un risultato di una survey che ha fatto FPCGL recentemente nel 2023 a febbraio e che a cui più o meno hanno partecipato il 65-70% di tutti quei piramidati che sono entrati in fase di prima applicazione nel 19. Avendo già nel 19 3 anni almeno, oggigiorno questo personale ha almeno 6 anni di tempo determinato alle spalle. È una popolazione prettamente femminile. In questo istogramma vediamo gli anni di precariato di tutte queste 750 persone che hanno partecipato alla survey. Come notate, la media è ampiamente oltre i 13 anni di precariato, fino a punta addirittura di 39 anni.
personale di ricerca, ricercatore, personale di supporto. I ricercatori hanno dichiarato di aver fatto nella loro vita almeno 15.000 articoli nella loro storia, con una media di 34 articoli per ricercatore, perciò personale che avrebbe già passato i propri criteri di passaggio, perché ha già dimostrato di saper fare il proprio lavoro. Aspettate, la cosa importante è che se noi confrontiamo con la pubblica amministrazione, il resto del mondo della pubblica amministrazione ha la stabilizzazione a 18 mesi per le stabilizzazioni Covid decise dalla legge di bilancio 2 anni fa, e la famosa legge Madia prevede la stabilizzazione dopo 3 anni, almeno 3 anni di lavoro precario. Noi ne abbiamo ben oltre il doppio. Nel 2022 poi, come obiettivo del PNRR c'era quello di fare una riforma degli IRS, che è uscita alla fine dell'anno scorso con il decreto legislativo 200, che parla nell'articolo 10, come detto, di una riduzione del secondo arco temporale dei 5 anni per tutto il personale di ricerca sanitaria, anche al fine dell'eventuale stabilizzazione a posto indeterminato. È importante sottolineare che questo comma, pur entrando in una riforma dell'IRCS, parla del personale di ricerca sanitaria in toto, perciò secondo noi anche quello degli ZS. Altrettanto ed essenziale ricordare che la conferenza Stato-Regioni, nel commentare questa riforma, aveva chiaramente detto che le assunzioni del personale a tempo indeterminato, contemplate nell'articolo 10, devono essere a esclusione dei limiti di spesa che gli ospedali hanno. Infatti, per questa decreto legge del 19, tutti sanno che nel Servizio Sanitario Nazionale la spesa per il personale dal 19 non può superare la spesa del personale sostenuta nell'anno 2018. Ma qual era la spesa nel 2018 per i tempi determinati del personale che faceva ricerca sanitaria? Zero, nessuno era assunto con questo profilo di ricercatore e di personale di supporto. Perciò se valgono i nostri quei limiti di spesa, è chiaro che non potremo mai andare oltre a quello zero definito dalla legge. Qual è la realtà attuale del personale entrato con la legge 205 a tempo determinato di 5 più 5 anni? Nel 19, quando siamo quasi tutti entrati, eravamo 1.800, in 2 anni, questi sono numeri ufficiali del Ministero della Salute inseriti nella documentazione della riforma IRCS, eravamo già passati a 1.290 per un totale di 53 milioni di euro, stimiamo di essere calati l'anno scorso e di essere circa 1.100 per un costo stimato di 45-50 milioni. Perciò al limite estremo, eventualmente questi 90 milioni che sono stati inseriti, sono stati fissati dalla legge di bilancio per i tempi determinati, una buona parte potrebbe essere usata, se cambiamo destinazione, anche per coprire questi tempi indeterminati. Perciò al limite estremo non c'è neanche un problema economico in questo momento, ma un problema proprio di destinazione di fondi già stanziati. Cosa abbiamo fatto in passato? Abbiamo avuto varie esperienze di proposte di emendamento presentate nelle varie leggi di bilancio, anche durante la riforma IRCS. Un ODG importante, quello della scorsa Commissione Affari Sociali, che era multipartitico, che aveva proprio dichiarato e impegnato il governo a fare attività di stabilizzazione in deroga ai limiti di spesa. Recentemente, nell'ultima legislatura, abbiamo avuto un ODG approvato alla Camera con firmatario l'onorevole Cajata e un ODG approvato al Senato con prima firmataria la senatrice Bucalo nella riforma del PNRR ad oggi in votazione al Senato, e riteniamo che questa opportunità di questa legge che viene discussa insieme dalla Commissione Finanze e dalla Commissione Affari Sociali sia il momento per approvare un emendamento per un articolo nuovo di questa decreto legge che permetta di applicare la legge Madia anche al personale della ricerca sanitaria in deroga ai limiti di spesa come chiesto dalle regioni. Chiediamo perciò di emendare i commi della 205 per usare quei commi anche al tempo indeterminato e che si preveda nel giro di 120 giorni l'emanazione di un decreto che del Ministero della Salute, in accordo con lo Stato Regioni, con il Ministero dell'Economia e così via, che distribuisca i fondi
a disposizione in base al numero di contratti a tempo determinato al 31/12/2022 nei vari istituti. Questa è molto, secondo noi, è veramente l'occasione, in quanto gli emendamenti precedenti sono sempre stati bocciati, ci dicevano, dal MEF. In questa occasione che avete la possibilità di discuterla insieme, per favore tenete in considerazione questa nostra richiesta. Grazie mille. Noi abbiamo già mandato le memorie con la proposta anche di emendamento. Sì, grazie, l'abbiamo già ricevuta e già a disposizione di tutti i colleghi deputati, dei relatori e anche del governo. Passerei adesso la parola al dottor Michele Nicoletti, presidente di Feder Specializzandi. Prego. Non la sentiamo. Pronto? Non ha acceso l'audio. Chiedo scusa. Buongiorno. Adesso. Gaffa notevole, chiedo scusa, buongiorno, ringrazio ancora nuovamente tutti quanti gli onorevoli per l'audizione di quest'oggi. Mi scuso se ci dovesse essere dei vuoti di audio, ho una connessione in questo momento un po' precaria. Entro nella materia, fondamentalmente come Fede Specializzandi osserviamo tre criticità nella materia trattata dal DL in oggetto. Spieghiamo che insomma, evidenziando le portate della vostra attenzione in sede di conversione, possiate ragionare su questi elementi e valutare insomma se ci possono essere degli interventi. Il primo è riferito all'articolo 12, al comma 1, quindi si parla di misure per il personale dei servizi di emergenza ed urgenza. Fondamentalmente riconosciamo insomma la difficoltà del sistema paese a erogare i LEA, in particolare con riferimento a una carenza di professionisti nel settore dell'emergenza urgenza. La norma consente di andare a partecipare a concorsi per dirigenti medici di questo settore a coloro che nell'ultimo decennio abbiano lavorato per almeno 3 anni in questo setting. Questo elemento ci crea una considerevole preoccupazione, visto che si rischia di non andare a introdurre nell'SSN dei professionisti dell'emergenza urgenza, ma dei colleghi medici che, benché abbiano lavorato in quest'ambito, probabilmente possono avere delle competenze parziali o acquisite comunque sul campo senza un percorso di formazione a 360 gradi e di conseguenza possono non essere in grado di gestire completamente a 360 gradi pazienti molto complessi in un setting particolarmente complesso. L'ulteriore conseguenza di questa norma è che si va a svilire ancora di più un percorso formativo che è già in grande difficoltà, che sono le scuole di medicina, di scuole di specializzazione in medicina di emergenza ed urgenza, in quanto io andando ad agire in questa maniera disincentivo un giovane collega che parteciperà all'SSM di quest'anno a andarsi a iscrivere in questa scuola, laddove qualsiasi medico in assenza anche di un titolo specialistico possa partecipare ai titoli senza avere i titoli a un concorso allo stesso identico livello, e al contempo si va a aumentare ancora di più il rischio di abbandoni da parte dei medici specializzandi iscritti a queste scuole, che andranno a rifare il test quest'anno per avere maggiori tutele, andare ad acquisire un titolo che possa garantire maggiori stabilità nel proprio futuro. Per cui l'elemento che andiamo a sottolineare è come non si debba ricercare un qualunquismo professionale laddove ci sia una carenza di professionisti, perché andando in questa direzione non si recupereranno professionisti, ma si recupereranno dei medici che, per carità, in un contesto di assenza totale recepiamo essere delle risorse, però in questa maniera stiamo andando agli antipodi delle evidenze scientifiche disponibili che oggigiorno ci sono in questa branca. Sempre all'interno dell'articolo 12 facciamo riferimento invece al comma 2, dove si va a modificare
le incompatibilità dettate dall'articolo 40 del decreto legge 368 del 1999, ricordo il decreto legge che è il cardine della formazione medico specialistica, definisce appunto la struttura del contratto di formazione medica specialistica. Bene il fatto che si vada a aprire la porta alla possibilità che un medico specializzando abbia delle opportunità professionali e lavorative al di fuori del proprio orario di servizio. Gli elementi, insomma, che ci risultano critici, che continuiamo a sottolineare da tempo e che cogliamo anche oggi l'occasione per farlo, è dettato dal fatto che questo contratto è fermo al 1999, quindi è passato giusto un po' di tempo. E il mondo è cambiato in maniera importante, viene la necessità non di un intervento così cosmetico che mette una piccola pezza, ma viene la necessità di un intervento strutturale, o dal fatto che giustamente il testo della norma dice che il medico deve, può fare queste attività libero professionali al di fuori del proprio orario di servizio e viene limitato, viene posto il limite alle 8 ore settimanali in virtù di non superare le 48 ore lavorative settimanali totali. Ecco, questa norma, per quanto sia perfettamente coerente con quello che è l'insieme legislativo di questo Paese, risulta essere estremamente distante dalla verità, visto che la maggior parte dei colleghi effettuano ben più di 48 ore lavorative settimanali all'interno della formazione specialistica, per cui c'è un forte stridore tra il mondo reale e il mondo legislativo. Infine, concludo, all'articolo 14 si vanno a porre delle modifiche all'articolo 1,548 bis della legge 38 del 30 dicembre 2018, numero 145, quella che noi volgarmente chiamiamo DL Calabria, quella legge che consente al medico specializzando di partecipare a concorsi per dirigente medico in assenza del titolo, sottostante una serie di elementi. Ecco. Questo intervento normativo va a stabilizzare questa possibilità che il medico specializzando ha, questa cosa assolutamente la recepiamo in maniera positiva, nel senso che molti medici specializzanti decidono di percorrere questo percorso, decidono di andare a firmare questa tipologia di contratti. L'osservazione che poniamo è che queste norme nascono come discipline emergenziali e dopo 5 anni sono state cronicizzate e sono diventate una prassi ordinaria. Ribadisco ancora qui il concetto: non possiamo pensare di andare a fare degli interventi estemporanei, minimalistici, su un settore che necessita di un grande intervento legislativo e un aggiornamento di quello che è l'asset legale che porta a definire che cosa sia la formazione medico specialistica. Grazie mille, questo fondamentalmente era il nostro contenuto. Grazie. Se ci fa avere una memoria scritta alla commissione, alle due commissioni, anche delle vostre osservazioni, in modo che relatori, governo, colleghi deputati possano poi, insomma, apprezzare e verificare eventuali emendamenti da presentare. Grazie mille, giornata, trasmetto. Ci sono colleghi deputati che vogliono intervenire, anche di quelli che sono collegati da remoto? L'onorevole Congedo, prego. Sì, grazie Presidente. Non so se è ancora in collegamento il rappresentante dell'ANSI, Paolo Bailisi, sì, perché nella sua relazione in cui illustra, insomma, questa situazione di precariato ormai ultradecennale in alcuni casi di questo personale dei ricercatori, c'è stato un passaggio, anzi due passaggi nella sua relazione, volevo già un attimo fossero meglio precisati. Uno, quello riguardo la possibilità di approvare un emendamento sul quale, insomma, il dottore Bailisi ha detto che ci sarebbe già la copertura. Il secondo, o la seconda questione che volevo chiedergli, lui a un certo punto della sua relazione ha fatto riferimento al fatto che le regioni chiedono una normativa in tal senso. Volevo chiedere se per caso ci fosse già un documento ufficiale, magari in conferenza Stato-Regioni o qualcosa di simile. Grazie. Guardi, grazie mille della domanda. Allora, aspetti un attimo. Ci sono altri colleghi, perché così rispondete poi tutto insieme.
Se ci sono altri colleghi che vogliono fare domande o osservazioni? Mi pare di no, quindi prego, dottor Baili può rispondere al collega Congedo. Grazie. Ok, guardi, allora, in riferimento allo Stato Regioni, noi ho messo, cioè proprio la risposta che la Conferenza Stato Regioni ha fatto per la riforma IRCCS a dicembre dell'anno scorso, dove chiaramente ha chiesto che accettava la riforma IRCCS purché i contratti a tempo indeterminato di cui che venivano introdotti con l'articolo 10 del decreto legislativo 200 del 2022, proprio quei contratti a tempo indeterminato fossero fatti ad esclusione dei limiti di spesa, per il motivo che ho spiegato precedentemente. Noi non vogliamo andare a togliere posti al personale che fa assistenza nei nostri istituti. Questa è la nostra richiesta. In questo momento, non esistendo nel 2018, dobbiamo andare la riforma IEX parla di tempi indeterminati nel ruolo della ricerca sanitaria, sia per noi che anche per gli ZS, perciò questa riforma deve essere fatta e questa stabilizzazione, questi contratti a tempo indeterminato devono essere fatti in deroga ai limiti di spesa. Lo Stato Regioni l'ha scritto chiaramente in quel documento e comunque penso lo stia ripetendo in ogni occasione in cui si parla di personale della ricerca sanitaria, degli ex pubblici e degli ZS. Sul fronte della copertura economica, lo Stato Regioni non ha neanche espresso questo grandissimo problema della copertura. Noi diciamo che, essendo che la legge 205 nel comma 224, se non ricordo male, dell'articolo 1 parlava di 90 milioni a decorrere per ogni anno dal 2021, quei 90 milioni vengono usati solo per il nostro tempo determinato 5+5. Secondo noi, se ci fosse un problema di copertura, una parte di quei fondi possono essere sfruttati anche per il tempo indeterminato e per la stabilizzazione del tempo indeterminato, ovviamente cambiando di destinazione, perché al momento vengono dati agli istituti, una parte di quei fondi dovrebbe essere messo nel fondo nazionale per la copertura dei contratti a tempo indeterminato delle regioni e del ministero per gli ZS. Però non lo vediamo neanche espressamente un problema economico in questo momento, perché non siamo tanti. Siamo nel comparto e perciò il nostro stipendio è basso, non siamo stati inseriti assolutamente nell'ambito di dirigenza, però ci deve essere una presa di posizione chiara del Parlamento per fare questa stabilizzazione, perché altrimenti noi continueremo ad avere contratti precari ed è onestamente non confrontabile con la realtà di tutta la pubblica amministrazione che ci circonda e anche dei nostri colleghi che lavorano nelle stesse nostre stanze, che magari invece di ricerca sono inquadrati con sottoassistenze e che hanno una stabilizzazione dopo 3 anni o addirittura dopo 18 mesi. Pensate al personale Covid assunto allo Spallanzani, mentre il ricercatore che ci ha lavorato a fianco, che ha fatto lo stesso lavoro nel momento del Covid, non è assunto perché è in ambito ricerca. Grazie, chiaramente la Commissione terrà conto delle vostre proposte e delle vostre osservazioni nell'ambito delle possibilità che sono legate chiaramente anche, come sapete, ai pareri del MEF di cui dobbiamo tener conto per poter dare seguito agli emendamenti, quindi cercheremo di fare il lavoro più importante. E volevo chiedere però una cosa al dottor Nicoletti, no, perché lei ha osservato le questioni riferite in particolare all'articolo 12, alla possibilità di recuperare all'interno del sistema sanitario nazionale dei medici che non hanno avuto la possibilità di specializzarsi, e come lei sa, diciamo, fino al Covid c'era un problema di entrata anche nelle specializzazioni, cioè 10.000 si laureavano e 5.000 entravano nelle specializzazioni e gli altri dovevano continuare a farlo. Quindi comunque hanno lavorato in questi anni, chi più chi meno ha avuto la possibilità di svolgere. Cioè, io non vedrei però un contrasto con gli attuali specializzandi, perché oltretutto noi stiamo cercando di lavorare sulla possibilità di dare opportunità di lavoro
come lei anche ha ricordato, sicuramente ieri c'è stato anche osservato questa necessità di aumentare il numero delle ore di lavoro codificato e organizzato, al di là di quello che fanno volontariamente, quotidianamente nelle strutture sanitarie. Quindi no, volevo capire meglio questa vostra preoccupazione. Grazie. Ma, grazie. Ma la preoccupazione nasce dal fatto che se io fossi uno specializzando, se fossi uno specializzando di medicina di emergenza urgenza e vado a iscrivermi a un percorso per acquisire un titolo e andassi a vedere che dei colleghi che in questo periodo, come giustamente lei dice, c'è stato il fenomeno dei cosiddetti camici grigi e dell'imbuto formativo, queste persone in assenza di acquisizione di un titolo possono partecipare alla mia pari ad un concorso, sicuramente è qualcosa che io ritengo svilente. Se non altro non è solo una mia opinione, ma i numeri ci confermano questo, nel senso che se andiamo a vedere il numero di percentuali di borse non utilizzate all'SSM degli ultimi anni, osserviamo come la medicina d'urgenza sia la regina delle borse non acquisite, per cui viene da dire che è un settore che necessita di una profonda riflessione su un piano formativo, come viene fatto nella maggior parte degli altri paesi esteri, dove si va a dare una dignità a professionale specifica a questa tipologia di operatori e di professionisti. Nel momento in cui qualsiasi collega possa partecipare a questi concorsi, a nostro giudizio, insomma, è un po' un cortocircuito del sistema, perché io dovrei acquisire questo titolo, evidentemente potrei acquisirne un altro e poi comunque lavorare in questo setting. Faccio un'ulteriore riflessione ed è dettata dal fatto che se io come libero professionista in assenza di titolo vado a fare il gettonista e vado ad alimentare questo ecosistema delle prestazioni a gettone, mi sto assumendo tutte le responsabilità di quello che sto andando a fare e lo sto facendo con una retribuzione che è assolutamente elevata, mentre se io vado a fare questa cosa da medico specializzando ricevo una borsa annuale di 25.000 euro lordi e di conseguenza mi ritrovo a lavorare professionalmente, come diceva il collega poc'anzi, con un collega che prende 4 volte il mio stipendio e lavora magari meno delle ore che vado a fare io. Io credo che questo non sia qualcosa di che risponda al concetto di equità sociale e anche di programmazione di quella che debba essere la sanità del prossimo futuro. Ricordo che l'acquisizione di un titolo specialistico e la formazione medica sono un investimento dello Stato sulla lunga gittata. Laddove si vanno a creare alcune branche che sono abbandonate dei colleghi, non è un problema solo della singola scuola di specializzazione che ha pochi iscritti. Nel giro di qualche anno questo problema diventa sempre più grave ed è quello che stiamo vedendo oggi e diventa un problema dell'intero paese. Ok, grazie. Credo che lei ci ha inviato già le vostre osservazioni, no, lei ce le deve inviare, mentre Arzi ce l'ha già inviato, quindi vi ringrazio per il vostro contributo che sicuramente sarà tenuto in considerazione dal lavoro delle commissioni nei prossimi giorni, quindi vi saluto e dichiaro conclusa questa audizione e vi ringrazio.
Associazione CISL, il dottor Giulio Romani, segretario confederale, e la dottoressa Paola Serra, Dipartimento Democrazia Economica, Politiche Fiscali, Prezzi e Tariffe. Per l'organizzazione UIL, il dottor Domenico Proietti, segretario confederale, e Maciej Kumor, funzionario. Per l'organizzazione UGL, il dottor Fiovo Bitti, dirigente confederale. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Avverto che secondo il parere della Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non rilevo alcuna obiezione e dispongo quindi l'attivazione dell'impianto. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire eventuali domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola alla dottoressa Gianna Fracassi. Prego. Buongiorno Presidente, mi sentite bene? Benissimo, prego. Grazie. Sarò rapida. Allora, stiamo discutendo l'ennesimo decreto relativo al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, che però contiene anche norme su altri due temi, uno sul versante sanitario e sul versante fiscale. Allora, rispetto alle misure sul contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi, per quanto ci riguarda, la nostra organizzazione rileva che si tratta sostanzialmente di proroghe di interventi già previsti nei 2 anni precedenti da disposizioni varie. Allora, rispetto a queste norme, bonus sociale, tra l'altro alcune delle quali anche richieste dalla nostra organizzazione, penso allo stesso bonus sociale, riteniamo che si vada da oltre 2 anni di proroga in proroga di misure che però non hanno le caratteristiche per affrontare la condizione di lavoratori e pensionati e dei cittadini rispetto all'aumento dei costi dei beni energetici e quindi all'aumento del costo della vita. Cioè stiamo sostanzialmente prorogando misure che però non hanno un'efficacia nel determinare un aumento delle condizioni delle persone. Tra l'altro noi come organizzazione sono ormai alcuni mesi che facciamo e abbiamo fatto alcune proposte su questo versante, penso alle proposte sul lato fiscale, penso alle proposte per esempio legate a intervenire su le politiche abitative piuttosto che sulle condizioni generali, e in questo provvedimento però tali proposte non soltanto non ci sono, ma sostanzialmente si replicano interventi già noti che anche a fronte dell'aumento dell'inflazione non risolvono e non danno una risposta rispetto all'aumento del costo della vita. Aggiungiamo che nonostante che siamo in una fase, come dire, di discesa del picco dell'inflazione, anche gli ultimi dati Istat ci dicono che per esempio è in aumento sul versante del cosiddetto paniere dei beni alimentari, quindi c'è un terreno, un tema molto urgente che riguarda le condizioni materiali delle persone che noi rappresentiamo. Da questo punto di vista queste misure non danno e non spostano assolutamente niente. Sempre su questo versante sottolineo due punti in particolare. Allora, il primo è questo contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, che partirà da ottobre 2023. Ora, quindi di nuovo si fa un'operazione di calmierazione che forse un anno e mezzo fa sarebbe stata anche molto coerente con le condizioni del mercato dei beni energetici, ma la si fa da ottobre 2023 a valere tra l'altro sul programma Repower EU,
un programma Repower EU che dovrebbe essere finalizzato a in qualche modo ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e avviare in maniera strutturale una, diciamo, la direzione anche del nostro paese verso le fonti rinnovabili. Seconda questione che voglio sottolineare su questo primo punto riguarda le politiche abitative. Noi abbiamo sottolineato già in legge di bilancio una grave mancanza che è molto collegata anche con alcune delle misure che sono contenute in questo decreto. Il fatto cioè che non sia stato rifinanziato per l'anno 2023 fondo affitti e fondo morosità incolpevole. Allora, crediamo che tra le correzioni che questo decreto potrebbe prevedere una vada esattamente in questa direzione. Lo diciamo perché il peso degli affitti, soprattutto sulle fasce più vulnerabili, rischia di essere un ulteriore elemento di impoverimento, quindi non solo la questione legata all'aumento dei beni energetici, ma anche quello del costo in generale dell'abitare nel nostro paese. Secondo tema affrontato dal decreto è quello che riguarda tutto il versante sanitario. Allora, sinteticamente dico questo: noi riteniamo che le misure contenute le misure contenute in questo decreto non rispondano all'emergenza sanitaria, sia sul versante delle liste d'attesa, sia al tema dei servizi di emergenza urgenza. E tra l'altro riteniamo alcune norme profondamente negative. Anche qui molto sinteticamente, poi manderemo la nostra audizione in forma scritta. L'articolo 10 che introduce disposizioni in materia di appalto e reinternalizzazione dei servizi sanitari, a nostro parere lascia una ambiguità tra l'affidamento dei servizi in appalto e l'intermediazione di manodopera. E questa norma, che vorrebbe limitare il cosiddetto ricorso ai medici gettonisti, rischia in realtà di creare una terza tipologia di acquisto di prestazioni diversa sia dall'appalto che dalla somministrazione. Cioè non si procede a un piano di assunzioni per affrontare la mancanza cronica di personale in emergenza urgenza, non si sostiene la condizione di lavoro delle persone e quindi con risorse aggiuntive, favorendo anche una condizione diversa, un riconoscimento professionale diverso, ma si introduce un terzo tipo di possibilità di reclutamento che francamente non risolve per quanto ci riguarda i problemi. Seconda questione che vogliamo sottolineare: l'articolo 13 prevede una sorta di liberalizzazione, non so come altro chiamarla, rispetto agli operatori del comparto sanità, cioè saltano tutte le incompatibilità previste dalla legge senza nessuna limitazione, anche quelle che erano state previste dal mille proroghe, che prevedevano la possibilità di svolgere attività libero professionale portate da 4 a 8 ore. E questa operazione che viene fatta a questo punto senza nessun limite rischia di determinare che cosa? Prima di tutto salta sostanzialmente alcun vincolo sull'orario di lavoro complessivo. Riteniamo che possa mettere a rischio la qualità dell'assistenza prestata e tradursi in un straordinario regalo al sistema privato. Esprimiamo su questa norma la nostra assoluta contrarietà. Positiva l'articolo 16, le disposizioni in materia di violenza nei confronti degli operatori sanitari, ma in termini generali sul versante sanità riteniamo che le misure siano ampiamente insufficienti. Ultimo punto che voglio affrontare in questa rapida audizione sono gli articoli che riguardano tutti i temi fiscali. Prima di tutto non ne comprendiamo il senso, non comprendiamo cioè quali siano le necessità di emergenza e urgenza per cui si interviene con una serie di norme, una batteria ulteriore di norme, di agevolazioni
possibilità di, diciamo, modifica dei termini di regolarizzazione. E lo dico anche in presenza del fatto che mi pare che ci sia una legge delega fiscale sulla quale si dovrebbe, come dire, fare un omogeneo intervento anche di ridefinizione delle norme, premesso che per quanto ci riguarda non le condividiamo. Ma la cosa più grave che voglio sottolineare è il fatto che si decide di prevedere una causa di non punibilità per reati tributari, quella prevista dall'articolo 23, e si prevede questa causa di non punibilità non per, come spesso viene richiamato nel nostro paese, il problema si prevede per i grandi evasori, quindi è un po' in controtendenza, la dico così, con il richiamo e le richieste di avanzate anche dal governo di contrastare la grande evasione, perché qui stiamo discutendo di alcune norme sulle quali è esplicitamente prevista la non punibilità, l'omesso versamento di IVA, l'indebita compensazione, la non punibilità per la mancata dichiarazione di sostituto di imposta, con soglie di reddito, con soglie molto alte. Allora, questa norma noi la riteniamo non solo sbagliata, la riteniamo persino dannosa. Anche da questo punto di vista non ne comprendiamo il senso, premesso che ci dovrebbe essere una discussione ordinata e ordinata all'interno della delega fiscale. Crediamo che norme di questa natura in un paese che ha e continua ad avere un'altissima evasione fiscale non producano nessun elemento di semplificazione, di qualificazione del rapporto tra contribuente e fisco, ma semplicemente incentivino l'evasione. Chiediamo quindi che il Parlamento proceda e cancelli queste norme, perché non servono in questo momento, anzi rischiano, per quanto ci riguarda, di determinare effetti negativi. Grazie. Grazie a lei. Se poi ci fate avere anche una memoria scritta da mettere a disposizione di tutti i colleghi parlamentari. Do ora la parola a Giulio Romani, al dottor Giulio Romani. Prego. Non sentiamo. Ha ragione. Adesso sì. Allora, bene. Perfetto. Grazie. Premetto che la memoria arriverà subito dopo l'intervento. Il decreto è per tre capi. Provo ad affrontare i tre capi tenendo conto che la collega che mi ha preceduto ha già detto alcune cose su cui siamo concordi, ma abbiamo delle questioni da affrontare, da declinare diciamo più puntualmente per quanto ci riguarda. Per quanto riguarda la questione dei contributi delle bollette, ai contributi sulle bollette. Noi crediamo che ci sia un problema oggettivo da affrontare, anche se ha una dimensione superiore a quella nazionale, ma sul quale si sta facendo poco, che è quello del sistema di formazione del prezzo dei gas, che continua ad essere elevato nonostante la riduzione, comunque 2-3 volte superiore a quello di ante 19, e crediamo che questo sarà un problema che continuerà ad esserci anche probabilmente dopo il varo della piattaforma europea, che dovrebbe avere un impatto positivo, ma che ancora è tutto da verificare. In questo contesto, fin tanto che la formazione del prezzo del gas è ancora un po' fuori dal controllo dei singoli paesi, comunque del nostro, bene che si continuino ad utilizzare strumenti di sostegno alle famiglie, anche se evidentemente questi strumenti di sostegno stanno rivelandosi purtroppo insufficienti rispetto al progredire di una crescita dei prezzi che, anche secondo quanto rilevato da BCE ultimamente, è incontrollata anche e talvolta non del tutto dipendente, non del tutto collegata all'aumento dei costi delle materie prime, e quindi andrebbe messa un po' sotto controllo. La riduzione sui singoli articoli non mi soffermo più di tanto, visto che lo ritroverete dentro la nostra memoria.
Mi limito a dire che per quanto riguarda i crediti di imposta sulle imprese, occorrerebbe fare attenzione al fatto che questi tendono ad essere proprio inflattivi, essendo a valle del processo e non a monte. Praticamente il processo si declina con l'aumento del costo delle materie prime e quindi dei costi di produzione, l'aumento dei prezzi conseguenti, diciamo il conseguimento di utili su cui si possono usufruire i crediti d'imposta. Forse applicare a monte del processo gli stessi aiuti, ovvero condizionare gli aiuti ad un controllo sui prezzi, eviterebbe che le imprese possano beneficiare due volte, prima dell'aumento dei prezzi e poi lo stesso credito d'imposta, a scapito evidentemente dei consumatori e dei contribuenti. Per quanto riguarda il capitolo relativo alla salute, andando molto veloce, cercando di stare ai 7 minuti, per quanto riguarda, noi abbiamo delle perplessità molto, molto forti circa un metodo che evidentemente non sana i veri problemi del nostro comparto sanitario. E i veri problemi sono la mancanza di personale, sia di personale medico che di ulteriori personale di assistenza, sia la mancanza di rinnovo dei contratti. Quindi, anziché pensare ad assunzione e rinnovo dei contratti, si prendono provvedimenti come quelli relativi alle esternalizzazioni, che vogliono mettere una toppa ad una situazione evidentemente di emergenza, ma che strutturalmente non viene corretta. Noi siamo rispetto a questa impostazione decisamente contrari. Credo che tutte le risorse che abbiamo dovrebbero essere messe per risolvere i problemi dal punto di vista strutturale e quindi provvedere alle assunzioni e al rinnovo dei contratti. Diciamo anche qui il commento dettagliato dei singoli articoli lo lascio alla memoria perché non ci sarebbe tempo per farlo tutto nei minuti concessi. Osserviamo però che in particolare, oltre all'articolo 10 al quale ho già fatto riferimento, anche altri articoli, scusate, come l'articolo 11 non sono sufficienti, perché l'allargamento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive dovrebbe riguardare tutte le professioni e quindi anche nella parzialità dei provvedimenti, questi provvedimenti non risultano completamente sufficienti. L'ultimo capitolo è misure in materia di adempimenti fiscali. Qui il giudizio è assolutamente parallelo a quello espresso dalla mia collega della CGIL. Si continua ad operare attraverso provvedimenti che favoriscono una dilazione o addirittura un minor apporto dal punto di vista fiscale da parte di contribuenti non propriamente fedeli, e a noi ci pare che con questi meccanismi si continui ad incoraggiare l'infedeltà fiscale. Questo produce un danno evidente per tutti i contribuenti onesti, in particolare per lavoratori dipendenti e pensionati che, come è noto, pagano alla fonte le loro tasse, e un danno diciamo allo Stato, ma un danno indiretto a questi, perché vedono diminuire le risorse, per esempio per mettere a posto la sanità, per fare le assunzioni, per aumentare gli stipendi e rinnovare i contratti del personale sanitario di cui parlavamo prima, perché le risorse vengono a mancare e c'è, diciamo, una certa clemenza, una certa indulgenza verso coloro che le fanno mancare. È un'abitudine ormai consolidata nel tempo, devo dire non inedita, quindi non attribuibile nello specifico all'attuale esecutivo. È un'abitudine che ci sembra essere sempre più reiterata. Noi non crediamo che la pace fiscale la si possa fare
smettendo di chiedere i soldi a chi li deve allo Stato. È chiaro che anche questo è un modo per non contabilizzare l'evasione, ma è un modo che danneggia i cittadini. Perciò pensiamo che anche se si dovesse immaginare un processo di pacificazione, come quello che viene pure annunciato nella delega fiscale, noi riterremmo che quel processo di pacificazione dovrebbe essere fatto determinando il perimetro e l'entità, mettiamola così, e l'intensità di questa pacificazione insieme alle parti sociali rappresentative di coloro che le tasse le pagano e che quindi consentono quel processo di pacificazione, perché se non ci fosse qualcuno che le tasse le paga, quel processo di pacificazione nei confronti di chi non le paga non sarebbe possibile. Ecco, allora credo che bisognerebbe quantomeno avviare un percorso insieme per poter discutere se questo processo si possa fare e come si possa fare. Certo non è invece continuare a reiterare decreti che innovano la legge di bilancio che aveva solo 3 mesi, decreti che facilitano la vita a chi le tasse non le sta pagando. Certo non è così che noi pensiamo che si possa fare questo processo. Grazie. Anche a lei chiedo poi se ci fate avere la memoria delle cose delle vostre proposte, in merito che tutti i colleghi possano avere contezza delle proposte della CISL. Do adesso la parola al dottor Domenico Proietti. Prego. Non la sentiamo. Adesso mi sente? Adesso sì, grazie. Prego. Grazie di questa opportunità. Anche la UIL invierà a breve una memoria su questo decreto. 3 considerazioni sui 3 punti fondamentali del decreto. Sull'energia. Siamo in presenza di un intervento che vorrebbe essere a sostegno delle famiglie e dei ceti più deboli. In realtà è un intervento molto parziale, sia per la quantità di risorse, ad esempio rispetto al semestre precedente, e sia per la distribuzione di questi benefici. E siamo anche in qualche modo preoccupati che appunto le risorse messe a disposizione del settore energetico non saranno sufficienti a dare una risposta all'insieme della platea delle persone che il decreto intende soddisfare. E questo è un problema, perché siamo ancora in presenza di un costo delle materie prime molto alto, siamo in presenza di un tasso di inflazione che comincia a scendere, ma siamo sempre un'inflazione molto alta, inflazione che poi è ancora più alta per una serie di prodotti che attengono alla vita quotidiana dei cittadini. In questo intervento poi c'è un altro aspetto molto preoccupante. Il governo prevede una riduzione ulteriore del gettito della tassa sugli extra profitti. Questo lo riteniamo un errore, perché sugli extra profitti si può fare un'operazione per reperire risorse importanti per finanziare una serie di iniziative. Invece siamo partiti da un'ipotesi presentata dal governo Draghi che prevedeva un introito di oltre 10 miliardi ai 2 miliardi e 6 della legge di bilancio, che adesso vengono ancora una volta decurtati. E questo, ripeto, è un errore, perché molte aziende, non solo energetiche, in questi anni di pandemia e di guerra hanno fatto veramente tantissimi extra profitti. Allora un intervento volto a reperire risorse si iscriverebbe in una visione di un intervento giusto ed equo, e che invece vediamo da parte del governo non esserci. Noi ci auguriamo che il Parlamento possa correggere questo aspetto, come altri rispetto ai quali adesso dirò. Nel settore della salute ci sono alcuni punti che noi valutiamo positivamente, ad esempio valutiamo positivamente il venir meno dell'esclusività del vincolo di mandato, anche se questo è limitato fino al 2025. È una battaglia che la UIL insieme ad altre organizzazioni, soprattutto di categoria della sanità, portano avanti da diverso tempo e che però andrebbe reso strutturale. Mentre
sulla sanità non c'è la cosa più importante che bisogna fare in questo momento. Bisogna destinare risorse aggiuntive alla riprogettazione del nostro sistema sanitario nazionale. I 20 miliardi del PNRR sono risorse importanti, ma non sono sufficienti a operare in maniera efficace questa riprogettazione. E dobbiamo poi sapere che la pandemia ci ha insegnato una verità molto importante. Tutte le risorse oggi investite nella sanità hanno un riverbero positivo su tutto il tessuto economico produttivo del paese. Se noi non avessimo retto l'urto della pandemia, il nostro servizio sanitario non avesse retto l'urto della pandemia, non avremmo avuto nel 2021 e 2022 la crescita del 7,4% del PIL, che è stata una crescita superiore a quello che è avvenuto in Europa. Quindi questa è la dimostrazione che oggi la miglior politica economica è una buona politica sanitaria. E allora qui ci vorrebbe coraggio da parte del governo e del Parlamento ad utilizzare le risorse, 35 miliardi del MES sanità. Sono risorse a un tasso di interesse bassissimo, restituibili in tantissimi anni, e è un errore continuare a non utilizzare. Con quelle risorse potremmo fare le stabilizzazioni dei precari, assumere in tutti i settori della sanità e riallineare la presenza del personale del servizio sanitario nazionale a quella che è la media dei paesi dell'Unione Europea. Su questo occorrono però scelte coraggiose che al momento il governo non ha preso e noi invece riteniamo debbano essere prese. Come è fondamentale che si prevedono risorse per rinnovare i contratti nel settore pubblico, in particolare in quello sanitario. Veniamo da anni di blocco della contrattazione, si è fermato un contratto per il triennio precedente, bisogna dare continuità alla contrattazione, un elemento fondamentale anche previsto dal patto che le forze sindacali fecero col governo Draghi sul rinnovamento della pubblica amministrazione. Questi sono i punti sui quali è necessario intervenire. Noi ci auguriamo, confidiamo nell'azione del Parlamento che possa portare dei correttivi e dei miglioramenti in questa direzione. Il terzo e ultimo capitolo è quello fiscale. Qui il nostro giudizio è molto severo. È molto severo perché siamo in presenza di una serie di interventi che depenalizzano le reti fiscali e sono un regalo enorme all'evasione fiscale. Allora noi dobbiamo dire la verità, e lo ripetiamo anche in questa occasione al Parlamento. La pace fiscale, il fisco amico, il governo, il Parlamento lo devono fare con le persone che pagano le tasse, vale a dire i dipendenti e i pensionati, che prima pagano le tasse e poi prendono lo stipendio e la pensione. Questi hanno bisogno di un fisco amico, attraverso una riduzione sostanziosa del cuneo fiscale, attraverso una detassazione delle pensioni che hanno una incidenza quasi doppia rispetto alla media dei pensionati europei. Questo significherebbe oggi avere una politica che si ispira a un fisco amico e a una pace fiscale. Dall'altro modo invece quello che si contiene in questo decreto è un regalo, un incentivo alle evasioni fiscali, e questo credo che sia, lasciatemi passare il termine, una vergogna. In questi anni tutti i governi di qualsiasi segno non hanno mai messo in campo una svolta epocale nella lotta all'evasione fiscale, che invece è necessaria, soprattutto guardando al futuro, perché nei prossimi anni noi dovremo ripagare i 200 miliardi di euro fatti a debito durante la pandemia, 200 miliardi che sono andati per l'80% al lavoro autonomo. Era giusto farlo perché erano stati i settori più penalizzati, ma se noi non mettiamo un intervento di lotta all'evasione fiscale, quei 200 miliardi a partire dal prossimo anno saranno fatti ripagare ancora una volta al lavoro dipendente e pensionato, e noi questo non lo possiamo accettare. Abbiamo iniziato una mobilitazione in tutto il paese per spiegare ai lavoratori, ai cittadini, anche al lavoro autonomo che fa correttamente il proprio dovere con il fisco, che questa è la madre di tutte le battaglie. Noi dobbiamo operare questa svolta della lotta all'evasione fiscale, che solo in questo modo potrebbero recuperare risorse per ricostruire l'insieme del nostro paese e colmare un vulnus di democrazia, perché in tutte le democrazie moderne si accede ai diritti di cittadinanza se si fa il proprio dovere con il fisco. In Italia un terzo degli italiani non assolvono a questo dovere, e allora continuare a fare questi provvedimenti che vanno a coprire, a incentivare questo fenomeno, significa allargare il vulnus della democrazia.
e questo è molto preoccupante in termini di adesione e coesione sociale. Il ruolo del sindacato, la UIL in particolare, è proprio rivolto a sensibilizzare le forze politiche, il governo, il Parlamento, affinché ci sia una svolta in questa direzione. Grazie. Grazie a lei. Attendiamo anche la vostra memoria. Do infine la parola a Fiavo Bitti. Fiovo Bitti, prego. Sì, grazie. Bene. Mi sentite? Sì, va bene. Adesso non la vediamo, ma la sentiamo. No. Problema con la linea. Mi sentite? Sì, la sentiamo, la sentiamo. Prego. Sai che poi viene. Problema con il computer. Provo a... L'ha disattivato il video. Sì, c'è un problema con l'applicazione, adesso sembra che sia ripartita. Adesso la sentiamo, grazie, e la vediamo. Grazie, prego. Cercherò di andare veloce e poi manderemo una nota a complemento di questa cosa. È chiaro che il decreto si muove. C'è un problema con l'applicazione Cisco. Ok, quindi dicevo, è chiaro che questo si muove nel solco di provvedimenti con carattere d'urgenza già presi in precedenza, per cui è evidente a tutti che hanno i limiti e i pregi di altri provvedimenti già presi, per cui va bene la proroga al 30 giugno del bonus sociale elettrico, vediamo che si possa anche prorogare ulteriore fino al 31 dicembre. In prospettiva andrebbe sicuramente valorizzato, andrebbe cambiata la modalità di accesso al bonus anche in linea con quello che è previsto all'articolo 3. In prospettiva andrebbe anche rivista la tassazione sui consumi energetici, oggetto dell'articolo 2, e mentre l'articolo 7 andrebbe preceduto e accompagnato probabilmente da una intesa in sede di conferenza permanente per evitare situazioni differenti da regione a regione. Vanno monitorati con estrema attenzione gli effetti dell'articolo 10. È chiaro che questa è una risposta emergenziale. Comparso. Non riusciamo ad ascoltarla più. Se riusciamo a ricollegarci.
dell'UGL, volevo chiedere ai colleghi deputati che sono collegati da remoto se qualcuno vuole fare qualche domanda o qualche osservazione alle, diciamo, alle organizzazioni sindacali che abbiamo ascoltato questa mattina. Mi pare che nessuno vuole fare domande, quindi vi libero. Intanto ci invierete la vostra documentazione, le vostre proposte, le vostre richieste che noi abbiamo anche ascoltato e le vostre proposte che saranno valutate chiaramente dai relatori, dal governo e da tutti i deputati che discuteranno poi nel merito questo provvedimento di decreto legge 34. Vi ringrazio, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Grazie, arrivederci. Marica, e gli dico di mandarci la memoria. Eh sì. Chiediamo al... Se riusciamo, chiediamo a Fiovo Bitti se ci manda la memoria scritta e risolviamo il problema così.